a un certo punto, ma solo a un certo punto, i due termini filosofia e scienza assumono o tendono ad assumere un significato diverso e alla fine addirittura opposto. Questa è una vicenda che riguarda il moderno e il contemporaneo in parte. Massimo Cacciari con il suo ultimo libro, Metafisica concreta, sul palco del Teatro Petrarca per la seconda stagione di Arezzo Science Lab. Il filosofo con il suo ultimo testo chiude la trilogia teoretica iniziata 20 anni fa. Lo sviluppo è semplice, il problema del cominciamento e poi alla fine il problema concreto. La concretezza e il cominciamento non ha niente di astratto, è il cominciamento di una riflessione che deve portarti alla cosa. Metafisica all'origine, nel significato che il termine danno i grandi classici a partire da Aristotele, anche se il termine non è aristotelico, non ha nulla a che fare con qualcosa di astratto, ha a che fare con la cosa, soltanto che la cosa può essere affrontata, come si dice in greco, ton, l'essente, può essere affrontato secondo diverse prospettive, non soltanto secondo quella per cui è calcolabile, manipolabile, trasformabile, che è il modo in cui la scienza affronta, o la scienza moderna ha affrontato la cosa. Ma questo non esclude affatto che ci possa essere complementarietà tra i due modi di affrontarla. È stato infine un ritorno per Massimo Cacciari ad Arezzo, definita dallo stesso filosofo città dell'anima. La prima volta che mi hanno dato il permesso di andare via da solo, finalmente, senza genitori che mi facessero da guida, che avevo 15 anni, sono venuto ad Arezzo per vedere Piero della Francesca, quindi sono, e poi su Piero ho scritto, Arezzo, Piero sono nella mia anima nel modo più profondo immaginabile.